ci scriviamo una accanto all'altra le formule della logica proposizionale intuizionista e i tipi della teoria dei tipi semplici, otteniamo la tabella presente nella slide. Ad ogni variabile di tipo possiamo associare una variabile presente nella formula. Al tipo 0 possiamo associare il falso, al tipo 1 possiamo associare il vero. Al prodotto alfa per beta possiamo associare la congiunzione alfa and beta. Al tipo somma alfa più beta possiamo associare la disgiunzione alfa or beta. Al tipo freccia alfa freccia beta possiamo associare alfa implica beta. Questa corrispondenza mostra una traduzione di ogni formula logica in un tipo e di ogni tipo in una formula logica mediante una mappa biunivoca. Se facciamo altrettanto, cioè poniamo fianco a fianco le prove proposizionali intuizioniste in deduzione naturale e i termini della teoria dei tipi, otteniamo che ad ogni regola di inferenza corrisponde un costruttore nella teoria dei tipi. Precisamente, la prova per assunzione corrisponde ad una variabile per termini. L'introduzione di vero corrisponde allo star del tipo 1. L'eliminazione del falso corrisponde a box A. L'introduzione di AND corrisponde al costruttore coppia. L'eliminazione di AND a sinistra e a destra corrisponde al proiettore sinistro e destro di una coppia. L'introduzione di OR a sinistra e a destra corrisponde all'iniezione canonica a sinistra e a destra rispettivamente. L'eliminazione di OR corrisponde all'operatore delta. L'introduzione di implica corrisponde al lambda e l'eliminazione di implica corrisponde all'applicazione. Ancora una volta c'è una evidente corrispondenza biunivoca fra termini e regole di inferenza e questa corrispondenza fa perfettamente il paio con quella sui tipi e le formule, ovvero è perfettamente coerente con essa. Questa doppia corrispondenza è nota come isomorfismo di Carey-Howard o anche interpretazione delle proposizioni come tipi.
vediamo un paio di esempi. Nel primo esempio, se A di tipo beta è un termine e x di tipo alfa è una variabile, allora lambda x alfa di A è di tipo alfa verso beta. E questo particolare termine della teoria dei tipi semplici, se lo scriviamo mediante la corrispondenza come una dimostrazione in calcolo naturale, sta per l'introduzione di implica, in cui la conclusione è alfa implica beta e in cui la premessa è la prova A che da alfa deduce beta. Lo scarico è costituito dalla variabile x nella teoria dei tipi semplici che viene mostrata graficamente nella prova in deduzione naturale con l'etichetta star. Come secondo esempio, se A è di tipo alfa e B è di tipo beta, e sono due termini, allora la coppia AB è di tipo alfa per beta. Interpretando questo termine della teoria dei tipi semplici come una prova in calcolo naturale, nella logica intuizionista, abbiamo che questo corrisponde alla regola di introduzione di AND, in cui la conclusione è alfa and beta e le cui premesse sono la prova A di alfa e la prova B di beta. In modo molto semplicistico, a prima vista, la teoria dei tipi semplici sembra soltanto un modo alternativo per scrivere formule e dimostrazioni in logica proposizionale intuizionista. Invece di adottare la notazione ad albero della deduzione naturale, adottiamo la notazione lineare dei lambda termini e dei tipi della teoria dei tipi semplici. Ma con uno sguardo lievemente più profondo ci rendiamo conto che la sintassi logica della logica proposizionale intuizionista è accoppiata ad una semantica, mentre la teoria dei tipi è accoppiata ad un meccanismo di computazione dato dalle regole di riduzione. Questa corrispondenza può essere estesa ad altre teorie dei tipi. In particolare, nel caso della teoria dei tipi dipendenti, la controparte di questa teoria diventa un sistema logico che corrisponde a grandi linee alla logica intuizionista all'ordine superiore. In realtà, ed è uno sviluppo relativamente recente, con l'aggiunta di un paio di assiomi, questa estensione può essere estesa oltre la teoria dei tipi dipendenti, sulla medesima base però sintattica, fornendo una corrispondenza non solo tra formule tipi e prove e programmi, ma anche tra tipi e spazi e programmi come punti di quegli spazi. In questa interpretazione estesa, il tipo dell'uguaglianza A uguale B all'interno del tipo A contiene le dimostrazioni che A piccolo di tipo A grande è uguale a B piccolo di tipo A grande. Bene, questo tipo rappresenta nell'interpretazione spaziale il tipo dei percorsi nello spazio da A a B. Questa interpretazione estesa, di cui abbiamo solo dato un breve e impreciso accenno, è la base della teoria omotopica dei tipi, un campo estremamente attivo nel panorama della ricerca matematica e informatica teorica contemporanea. Ad un livello un poco più profondo, ogni prova formale in logica intuizionista corrisponde ad un termine tipato, e ogni termine tipato è anche un lambda termine. Di conseguenza, ogni dimostrazione è un programma che calcola qualcosa. E questo è importante perché ci dimostra che le dimostrazioni della logica intuizionista
secondo il programma della matematica costruttiva, corrispondono in effetti a programmi che calcolano. Inoltre, possiamo associare ad ogni dimostrazione un oggetto che è una evidenza del suo tipo o della sua conclusione, se preferiamo. Quindi l'evidenza di A and B è una coppia di evidenze, una per A e una per B. L'evidenza per A or B è una coppia in cui il primo elemento ci indica quale dei due disgiunti e il secondo elemento ci dà una evidenza per esso. Di conseguenza, se noi abbiamo una coppia 1x, x è una evidenza per A, mentre la coppia 2x, x è una evidenza per B. L'evidenza di A implica B è una funzione che mappa ogni evidenza di A in una evidenza di B. È facile immaginare e anche vedere in pratica che queste evidenze sono i risultati intermedi delle computazioni effettuate dal lambda termine associato alla prova. Quindi, in un sistema costruttivo come quello che stiamo analizzando, dimostrare un enunciato è essenzialmente equivalente a fornire un programma che soddisfi la specifica data dalla sua conclusione. Essendo i termini tipati dimostrazioni, è quindi possibile ridurre le dimostrazioni ad una forma normale. Formalizzare questo processo conduce a provare il teorema di normalizzazione. Ogni dimostrazione possiede una forma normale che è una struttura ben definita. Questa struttura è essenzialmente determinata dal fatto che, interpretandola come un termine nella teoria dei tipi, questo termine non è riducibile, quindi nessuna riduzione può ad essere applicata. Ritornando nell'ambito della logica, questo significa ad esempio che se noi abbiamo una qualsiasi dimostrazione pi greco di A or B, questa dimostrazione può essere ridotta in forma normale. Quindi possiamo trovare una dimostrazione pi greco primo di A or B che sia in forma normale. Questo implica che necessariamente il suo ultimo passo è una distanza di introduzione di ora, a destra o a sinistra. Quindi la premessa dell'ultimo passo avrà come conclusione A pure B, mostrando di fatto che la logica è costruttiva in quanto le disgiunzioni sono decidibili. Possiamo infatti deciderle semplicemente dato una prova, calcolare la sua forma normale e guardare il penultimo passo. Effettuando l'estensione della corrispondenza Carey-Howard al primo ordine, in modo del tutto analogo, otteniamo che data una dimostrazione pi greco di esiste XSA, questa può essere sempre ridotta in forma normale. E la prova in forma normale, pi greco primo, che dimostra esiste XSA, ha necessariamente come ultimo passo una istanza di introduzione di esiste. Quindi la conclusione del penultimo passo sarà una formula della forma A di t che sostituisce x per un qualche termine t. Di conseguenza, noi possiamo prendere questo t e usarlo come testimone dell'esiste, mostrando ancora una volta in termini logici che il sistema è costruttivo e in termini computazionali, dato un programma che deve calcolare che esiste un x per cui valga A, bene, questo programma nel suo penultimo passo di fatto computa un t per cui vale A. Questa corrispondenza è anche utile in pratica. Infatti, vedere i programmi, specialmente i programmi funzionali, come dimostrazioni o viceversa,
vedere le dimostrazioni come programmi apre la possibilità di concepire la programmazione in un modo radicalmente diverso. Infatti, una delle caratteristiche che accomuna chiunque abbia mai scritto codice in vita sua è che i programmi commettono errori. Questi errori non sono intrinseci, cioè non dipendono dal comportamento del programma, ma dipendono da un errore presente nel sorgente. E per quanto si cerchi di testare approfonditamente un programma, esso continua quasi sempre a nascondere un malfunzionamento. In genere i programmi che noi sviluppiamo sono programmi complessi e testare approfonditamente tutte le possibilità, per quanto auspicabile, non è sicuramente un processo esaustivo. Le procedure di un programma, in quel particolarissimo caso a cui non avevamo mai pensato, funzionano dando il risultato errato, e questa è un'esperienza comune a tutti coloro i quali abbiano usato un calcolatore. Sebbene molti degli errori siano rari, oppure avvengono in circostanze estremamente particolari che tutto sommato non inficiano la nostra capacità di usare programmi, tuttavia questo è fastidioso. Quindi si pone la domanda se sia possibile scrivere una procedura perfettamente priva di errori e, nel caso di una risposta positiva, come si possa fare. La risposta è positiva, sì, si possono scrivere programmi perfettamente privi di errore e ci sono essenzialmente due modi per farlo. Il primo modo consiste nel verificare che la procedura sia di fatto una dimostrazione la cui conclusione implichi la specifica del comportamento desiderato. In effetti, questa è la via che abbiamo seguito quando abbiamo fornito un esempio di dimostrazione di correttezza. Alternativamente, e questa via possiamo enunciarla solo adesso, a questo punto del corso, è possibile dimostrare attraverso una prova formale la verità della specifica che vogliamo soddisfare e quindi eseguire la dimostrazione. E questo approccio si chiama correttezza per costruzione. Chiaramente questo approccio è fattibile solamente se la logica ha le caratteristiche adeguate. In particolare, la logica deve essere una logica costruttiva. Fare a mano questo tipo di dimostrazioni è difficile, lento, faticoso e sicuramente conduce a commettere tanti errori. Per questo motivo vi sono dei software detti Proof Assistance e Logical Frameworks che consentono di aiutare lo sviluppo di dimostrazioni verificandone la correttezza formale e quindi automatizzando la loro traduzione in codice eseguibile, il quale risulta per l'appunto corretto per costruzione. All'atto pratico, sia la verifica che lo sviluppo di codice corretto per costruzione sono attività difficili e onerose. Infatti, entrambe presuppongono che chi le effettui abbia una elevata competenza tecnica, abbia moltissimo tempo a disposizione per dedicarsi a questa attività e richiedono inoltre ingenti risorse fisiche, ingenti risorse economiche e ingenti risorse di calcolo. Pertanto queste vie non sono usualmente attuabili, a meno che il vantaggio, il guadagno che si ottiene nella loro applicazione sia conveniente rispetto al loro costo. Tipicamente questo avviene in casi non frequenti, e tipicamente avviene per sistemi critici. Esempi classici di sistemi critici sono i sistemi di controllo del trasporto aereo e ferroviario, le centrali nucleari e gli impianti industriali ad altissimo rischio più in generale,
sono i sistemi di risposta automatica in ambito militare, ma anche i sistemi di transazione economica sui grandi mercati finanziari mondiali. Oltre a voler dimostrare che un programma soddisfi una certa specifica se termina, generalmente vogliamo anche dimostrare che un programma termina per ogni input. In casi semplici, questa proprietà è una proprietà molto facile da far vedere, è praticamente ovvia e immediata. Questi casi sono generalmente i più comuni, ma nel caso di algoritmi complessi questa proprietà è difficile da dimostrare e, almeno in linea di principio, non è nemmeno garantito che sia possibile dimostrarla. Tutto ciò suggerisce un approccio differente. Invece di concepire un linguaggio di programmazione che copra tutte le funzioni calcolabili, possiamo immaginare di adottare un linguaggio di programmazione che copra la maggior parte delle funzioni calcolabili e in particolare la stragrande maggioranza degli algoritmi che possiamo immaginare di poter scrivere in modo naturale. Se noi possiamo garantire per struttura che in questo linguaggio tutti i programmi che si possono scrivere terminano sempre, abbiamo di fatto risolto il problema di dimostrare la terminazione. C'è sufficiente scrivere i programmi in questo linguaggio di programmazione, ammesso che sia possibile. La struttura di cui stiamo parlando è naturalmente un'algebra dei tipi. Consideriamo per un momento il sottosistema della teoria dei tipi semplici, i cui tipi sono le variabili di tipo, gli spazi di funzione A freccia B, i prodotti A per B, e di cui termini sono i corrispondenti termini, ovvero le variabili, le applicazioni, le astrazioni, le coppie e le relative proiezioni. In questo specifico sistema, il concetto di riduzione in un passo è la congruenza generata dalle quattro seguenti regole. La proiezione a sinistra della coppia AB è l'oggetto A. La proiezione a destra della coppia AB è l'oggetto B. La coppia data dalla proiezione sinistra e destra del medesimo oggetto A può essere semplificata nell'oggetto A. E infine abbiamo la solita beta riduzione, ovvero l'astrazione di lambda x di tipo A di t, cui si è applicato A, riduce al termine t in cui A sostituisce x. Al solito, la nozione di riduzione è la chiusura riflessiva e transitiva della riduzione in un passo. Formalmente, noi diremo che un termine t è detto essere fortemente normalizzabile quando nessuna sequenza di riduzione che parta da t, quindi una sequenza che riduce t in t1, poi in t2, fino in tn, possa essere estesa indefinitamente. In termini computazionali significa che t può sempre essere ridotto ad una forma normale, o anche, interpretandolo in termini di programmi, questo significa che t, visto come un programma, termina sempre. Un risultato importante della teoria dei tipi semplici è formulato come ogni termine è fortemente normalizzabile. Questo risultato, la cui dimostrazione è complessa e ometteremo, vale per la teoria dei tipi semplici, ma può essere esteso con alcune cautele alla teoria dei tipi dipendenti. Il senso del teorema di normalizzazione forte, per quanto ci riguarda, è molto semplice da enunciare. Ogni funzione che possa essere scritta come un programma funzionale
espresso nel linguaggio della teoria dei tipi semplici, o ancora di più nella teoria dei tipi dipendenti, necessariamente termina sempre. Questo significa che se il programma è corretto, ovvero che il suo tipo implica la specifica logica che vogliamo che venga soddisfatta, allora il programma è garantito terminare correttamente per ogni input, dando per ogni input il risultato corretto. Questa caratteristica strutturale garantisce che un linguaggio di programmazione basato su questa teoria dei tipi sia molto interessante, perché rende molto più semplice scrivere programmi solidi e privi di errori.